Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Metal Gear Solid 3. Ci siamo lasciati in questa simpatica palude tutta bella coccodrillosa. Io ne avevo adocchiato uno per qua. Oh madonna! Ma galleggia come uno zatterone un coccodrillo. Che cavolo! No. Guarda lì però c'è della roba. Ale, a bocca aperta. Io vorrei prendere quelle scatoline. Ti arrabbi? No, vero? No che non ti arrabbi. Una fumogena. Ma quello poi... Vabbè, vorrà dire che ci mangeremo il coccodrillo. Cos'è che abbiamo? Sprecare colpi della K? No, M1911. Togliamo il silenziatore. Tanto qui in giro non ci dovrebbe essere nessuno, quindi... No. Te ne vai da solo? O devo mangiare il coccodrillo stasera? Bravo. Bomba al fosforo. Proiettili della K47. Ok, quindi era meglio se gli sparavo con la K in quel caso. Qua abbiamo un serpente reticolato. Là ce n'è un altro. Anche quei frutti che stanno sugli alberi volevo provare a mangiare, ma... E niente, tocca farsela nuoto. In mezzo ai coccodrilli. Oh, madonna. Io passo di qua. Dai, Snake, una cosa di giorno. Anche perché sti coccodrilli... Ma non è che mi converrà ammazzarli? Ah, ma non è alta l'acqua. Sembra, ma non è... C'è pure i pesci. Ah, qui è alta. Oh, mica affogo. Dimmi che non affogo. Bravo. Cava qui, nuota. Oh, non mi ricordavo una cosa così fatta bene. Respira. No. Oh, è la coda. Aia, cos'era quel suono? Laggiù. Ci sarà roba? Fammi vedere la mappa. Oddio, c'è un coccodrillo dietro la schiera. Mappa. Ci sono varie uscite, tra di cui una proprio a sinistra di dove guardo io e dove andremo noi ora, perché secondo me qua è pieno di roba. Sarà chiusa quell'uscita là, però, mi sembra almeno. Coccodrilli. Bravi, fatevi gli affari vostri, non avete fame. Madonna, ma lento. Ste trote. Ora prendo il coltello se mangia anche la trota stasera, va? Allora andiamo a vedere qui. Cos'è questo? Guarda che c'ho attaccato al culo. C'ho una sanguisuga nel culo. Ecco cos'è che fa. Ma cura. Sanguisuga. Ma lol. Non me ne ricordavo mica le sanguisughe. Il vigore cala se le sanguisughe rimangono attaccate. Togliele bruciandole con un sigaro acceso. Bastarde. Ma consumo il sigaro, no? Ah, ok, allora vai. Giù. Se bruciano tutte, dov'è il problema? Ma hanno tolto tutto il vigore, eh. Vabbè, dopo mi mangio qualcosa tanto per riprendere. Che succede? Snake, are you there? Eva? Did you miss me? Did you make it without any trouble? No one saw me. So you're back with Vulgan? In a matter of speaking. What about the boss? Yeah, she's here too. Better be careful. Thanks, I will. The boss and I get along pretty well, though. I guess we traitors have a lot in common. Why would anyone want a defect? Betraying your country like that, I just don't get it. Are you talking about the boss? Why do you do it? Weren't you born and raised in America? Yes, in a small rural town. I never even knew there were other countries, other cultures, other ways of thinking, until I went to work for the NSA. And one day, I found I'd lost faith in the things I'd been taking for granted. What did you see? What was it that made you want to change sides? You wouldn't believe me if I told you. Try me. I saw the universe.
The universe? Not the actual universe. The universe as the intelligence community sees it. I realized that the gravity in this universe was holding me back. That's all. People and countries are both changed by their environment. And by the times. That sounds like what the boss was saying. There's a world of difference between this country and America. But it's only a difference of position, a difference of perspective. Coming here made me realize something. Half of what I'd been told was a complete and utter lie. The other half was a conveniently constructed lie. Where's the truth, then? It's hidden in the lies. Are you lying, too? Who knows? I've been trained to make even the most severe falsehood sound like the honest truth. Weren't you? No. I believe because I have to, even if it is a lie. That's part of my mission. I'll have to remember that. If you need me, give me a call on the radio. My frequency is 142.52. See ya. Ora, vi ricordate, no? Nei vecchi Metal Gear si è sempre parlato di un tema, diciamo, no? Di una tematica che unisce e guida la morale in quel determinato capitolo. Sul primo Metal Gear Solid era l'armamentario nucleare, la... Oddio lo stomaco, mangiamo sull'albero, va. Era l'armamentario nucleare, la denuclearizzazione e tutti i pericoli che comporta la... bene, bene, non mi ha fatto rivedere il filmato. Tutti i pericoli che comporta la distribuzione di... No! Sei un matto, Snake! Sei un dannatissimo matto! Guarda dove cavolo sei saltato! Oh, santo cielo, io che volevo quella scatola! No, vade retro! Vade retro! Dai, vai, vai, guarda con quella bocca, guardalo! Ah, fammi andare via, io non ce l'ho con te. Fammi andare via e siamo tutti più tranquilli. Che roba è questa sopra? Sicuramente è una mimetica. Sicuro è una mimetica, è l'unico modo che ho per arrivarci è di là. E io la voglio, quella mimetica. Fate un po' come vi pare. Qui c'è qualche pesciolino. Dai, 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 Snake. Vai, ho sentito già... Queste sangue sughe. Dov'è? Di qua. Sali, 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 sali. Ah, qui era. Stavo facendo lunga. Giù si va più veloce, molto più veloce. Oh, e quella la roba? Prima non c'era, o sbaglio? Non l'ho vista. Granata. E vai. Ma guarda che roba, tutte sanguisughe attaccate al culo. Ma perché mi si attaccano nel culo poi? Tutti i posti dove possono attaccarsi, torve, brucio tutte. Tiè, sigaro, sigaro. Ce n'è più? No. Ok, quelle che si vedevano quindi mi sa erano quelle di prima che sono rimaste visualizzate. Sì, c'ho ancora tutte le sanguisughe. Vabbè. Prenderò sicuramente anche un raffreddore qui. Allora, ste corde... come le passo? Mi sa che mi ci devo attaccare, non posso camminarci sopra, non è un equilibrista, Snake. Del tipo... No. Lo capirò, eh. Ok, così. Non ce la faccio mai, fai conto. Oddio, casco in bocca a un coccodrillo. Guarda, questa è una scena comica proprio, Loro si mettono sotto con la bocca aperta. Aspetta, che invece ce l'ho fatta. Su, su, su. Più qua, non si può? Ma quanto sei stronzo, Snake. Quanto. Aia. Te ve l'avevo detto io. Va bene, va bene, va bene. Muoviti, Snake. Ci riprovo. Ecco fatto, un'altra sanguisuga.
Dai, dai, su. E devo capire come si raggiunge quella cosa, eh. Perché qualunque cosa sia la voglio. A meno che da lì non devo buttarmi nella corda di sotto e aggrapparmi alla corda di sotto, ma sarebbe veramente assurdo. Guarda quante sanguisughe. Guarda quante sanguisughe. Come faccio? Cioè, mi devo buttare qua giù di sotto, qui. È che se mi lascio... Eh no, lui cade qui e poi mi faccio mangiare dai cosi. Qui non c'ho modo di salire. No, non c'ho modo. Boh, non capisco, eh. Ecco, ho fatto un'altra sanguisuga. Coccodrillo, vai dalla tosta. Maremma, non mi riesce manco a capire... Le corde combaciano qui. Forse mi devo buttare proprio sopra la corda. Oh! No, 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 scherzavo. Oh! Si è stupito. Avete chiesto, coglione. Col culo pieno di di sanguisughe. Ora devo rimangiare di nuovo un altro serpente. Ah, vai che quei serpenti finiscono veloce. Qui siamo sempre più pieni di sanguisughe. Alla fine ci metteremo la mimetica sanguisuga. Allora, ci riprovo l'ultima volta, poi al limite, oh pazienza. Non la volevo lasciare indietro, a dire il vero, però... non ci posso stare tutto il giorno. This taste great. Come ho mangiato? Sempre quello. Ah sì, sempre quello. No, 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 basta, siamo a posto. Gli sta cominciando a piacere il serpente a Snake. Allora. Io da lì... Ma te pare che mi devo buttare... Secondo me io sto solo perdendo tempo, non è da qui che si raggiunge la cosa. Perché, vedete, va in salita, e come fa ad andare in salita? Cioè, che roccia è? Qui secondo me cado se vado avanti, non può camminare su una corda. Però ci devo provare, ci provo l'ultima volta, mi ci butto proprio sopra, ma... Non è, perché andando in salita così... Guarda che roba, proprio sopra un coccodrillo. Ci saremo? Siamo un po' più a destra. Ma non può, non può, non può. Olè! Invece sì! Dai, 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 ce l'ho fatta. Dovevo praticamente ripremere triangolo al volo. Quando io stavo sopra. Ora voglio vedere che è una cavolata. Ci siamo, sì. Cocco cocco di... Che cos'è? Cocco cocco di... Non è una pittura per il viso. No, no, no. Rimettiti questa, vai. Un uniforme? No? E che cavolo era? Roba dello zaino? Cappello da coccodrillo! No! Mettitelo! Per mimetizzarsi nell'acqua! No, è la cosa più bella di sto mondo! Ah, io vado al giro così, fai conto. Madonna, che spettacolo, il cappello da coccodrillo. Adesso me lo metto. Ora provo ad andare in acqua, aspettate. Guarda.
No, il cappello da coccodrillo. Dai, ste sanguisughe mi danno i bacini. È bellissimo il cappello da coccodrillo, veramente bello. Penso ci farà anche comodo. Prendi funghi perché. Anzi, prima togliamoci le sanguisughe. So, sta parte per voi sarà stata noiosissima, immagino. Basta, basta, cava qui. Prendiamo i funghi. Olè. Altra roba che potrebbe interessarmi. No, basta. Questo che è una trappola? Sì, guarda lì. Ah. Ci passo sotto? Dimmi che ci fa. Bravo. Ok. Oh, qui c'è una recinzione addirittura. Elettrificata, vedo il scintille con la pioggia. Ci sarà un buchetto basso. Ecco, vedi, da là si passa. Quello tipo, se lo sparo, se lo sparo, sentite un po' come parlo oggi. Se gli sparo, immagino che disattiva il coso elettrificato, ma da qui ci dovrei passare. Perfetto. Ce ne sono altri, sicuramente ci sarà pure qualche guardia a rompere le. Un cane? Quello è un cane. Eh già. Al cane no, lo voglio ammazzare il cane l'addormento. No! HQ, è esplosa una mina. Mi sono fatto malissimo, malissimo. Che cos'ho? Un ustione. Nessuna benda applicata, unguento non applicato. Ok, quindi. Unguento. E una benda. Ah, very easy, very easy. Pensavo molto peggio. Ce l'ho il rilevatore di mine? Immagino che lo debba tirare fuori dallo zaino. La testa di coccodrillo la posso anche rimettere dentro per ora. Il cappello da coccodrillo, sensore antiuomo. Cercamine, eccolo qua. Ma cos'è un. No, non mi dire che è un metal. Tipo un metal detector perché. No. Ah, eccola. Ah, si vedono, non sono invisibili. Oddio, non mi ricordo su chi funzionava la regola dello strisciare. Adesso mi scoppia nel viso. Oh sì, funziona la regolina dello strisciare. Bene, bene, prendiamoci le Claymore. Quel cane, addormentiamolo. Nessuno quello, me ne vado. No, mi hanno visto. Alzati. Qua non possono venire, presumo, perché c'è tutto elettrificato lì. Allora, quell'albero mi può aiutare a scavalcare il coso elettrificato. Sto
Sto coso non serve a niente. Via. Vabbè, comunque era logico che le avessero messe visibili, perché non essendoci il radar, se erano invisibili come fai? Ma poi le Claymore sono visibili. Assassin's Creed. We've lost sight of the intruder, going into high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Quel cane. Che c'è? Ah, si è addormentato il cane. Madonna, strette. Non mi riesce proprio, There's nothing here. What's wrong? No. Addorme... Oh, ecco, però... What's wrong? Ora ve sparo, ma avete rotto i coglioni. What's wrong? What's... Huh? Matto! Oh, cavolo. Datemi roba. E il cane. Io non te volevo ammazzare, cagnolino, però. Ma che ce n'è ancora? Qui non si passa. Oh sì, invece. Lì hanno sbranato tutto. Guarda, guarda, guarda. Comunque mi sa che mi conviene cambiare mimetica, perché questa che abbiamo ora proprio... Qui è molto meglio la boschiva. E l'uniforme... Non abbiamo niente. Sì, invece. Flecktarn. Flecktarn, ragazzi... Guarda che roba. Così stiamo al 75%. Vi caverete dalle balle voi, si spera. Madò, all'85 in movimento. Ovviamente posso andare dove cavolo voglio. Ah no, qui ci devo fare una capriola. Oh, mamma mia, qui mi ci fulmino. Lo so, me lo sento. Lì ce ne altri due. Olè, un circense. Qui c'è un trappolone. A quei tempi, questo ovviamente è ambientato in passato, siamo nel periodo della Guerra Fredda. L'avrete capito, l'ho detto anche 40 volte. A quei tempi usavano veramente tanto le trappole nelle zone boschive in battaglia. Perfetto. Qua sopra non mi sembra ci sia nessuno. Ma non ha preso la scossa questo? Perfetto.
No! Qui sto consumando tutto il silenziatore. Ok, l'avevo preso. Mi servirebbe un silenziatore. Ho visto che lassù c'è tipo, qui c'è tipo una mimetica qualcosa. Sì, dai, scavalca. Perché mi devi far fare tutto il giro? Guarda che bastardo. No, le sabbie mobili, cazzarola. Guarda che infame, oh. Tutto il giro mi fa fare. Dai, 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 che questi ormai si risvegliano mentre sono qui, sono fottuto. Ma sei stronzo, eh. No, che casino, che casino. Ci abbiamo un 55% così, ma... Se si svegliano è la fine. Cioè qui proprio sono un tiro al bersaglio. Tiro alle paperelle. No, Snake. Santo cielo. Allora, quanto devo andare avanti qui? Ma sei proprio... Io... Qui ce la farai, come... Ecco, vabbè. Per prendere non ho visto manco che... Ma sa che era una mimetica o qualcosa del genere? Dov'è che si va ora? Di qua. Perché non potevo usare la radio? Non gliel'ho rotta la radio. Base di Bolshaya Past. Right there? Ma che cazzo? Vabbè, vabbè, ho capito, 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 capito. Va bene, va bene, va bene. Poi chi c'è? C'è qualcun altro? Il cane. De roccia siete fatti.
Se quell'ora non mi vede, io potrei anche andarmene di qua. Aspetta, qui. Qui già c'ho il 60 però, non c'ho più. Perché siamo nel terriccio. Vabbè, il 60 dovrebbe andare bene. Allora, da qui si raggiunge la base di Bolshaya. Oh, stai giù, cavolo. Infiliamoci in questa erbina qui che non copre niente. Vorrei dare un'occhiata alla zona, ma ho paura che mi vedano. Stai giù. C'hanno i recinti elettrificati. No, com'era? Ecco, così. Ecco, la mia pancia che tocca mangiarsi un altro serpente. L'ultimo pitone reticolato. Dopo ci si mangia qualcos'altro. That's tasty. Ora posso anche ricatturare gli animali vivi. 1, 2, pieno di guardie qui. Ma pieno, eh. Non so se posso salvare mentre sto in cautela. Oh madonna, quante sono. Va bene, aspetta che mi sposto un po' più qua. ...95%. Mamma mia, qui... No, 65 ora. Qui siamo praticamente invisibili. Aspetta che mi giro meglio. Là. Così siamo praticamente invisibili. Perfetto, qui non temo nulla. E io vi saluto qua perché non so se potrò salvare ora mentre siamo in cautela. In tal caso poi ovviamente taglio e vi faccio vedere il salvataggio, perché come avete visto anche nell'episodio precedente, spesso il salvataggio rivela cose importanti. Ah, ormai vabbè, mi sa che questi 30 secondi li sfrutto. In questi episodi non vi sto parlando molto io personalmente di della trama, di cose, significati, perché ancora siamo all'inizio. L'avrete visto sia su Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2. All'inizio si parte con calma, cioè io non ho molto da dirvi. Se vi dico vi spoilerò. Quindi devo aspettare che voi abbiate abbastanza dettagli, che vi siano stati dati, raccontati dal gioco, e poi posso mettermi io a spiegarvi e raccontarvi un po' meglio. A 8 secondi di cautela proprio, vabbè, ormai aspetto, dai. Che si dice, ragazzi? Che mi raccontate? Non lo so, cioè ormai c'erano gli ultimi 3 secondi. Su. Perfetto. Bravi, ora loro se ne vanno, io posso salvare e noi ci vediamo alla prossima. You wanna save? Hold on a sec. Snake, have you ever seen On the Beach? No, I don't know it. It's about the survivors of the Third World War. The entire Northern Hemisphere is obliterated in a nuclear holocaust, and it's only a matter of time before the few survivors left in the Southern Hemisphere are poisoned by the deadly fallout. Their only hope is an American nuclear submarine that escapes to the Southern Hemisphere. They set out for the Arctic to investigate the fallout. The movie came out in 59, and the year that the war was supposed to happen was 1964. In other words, this year. Nice warning. Let's hope it stays just a movie.